Dunque, oggi la giornata era cominciata benissimo. Ho detto, mi rinchiudo nel mio mondo dove faccio gli stendardi e ci facciamo un video al loro riguardo. Così siamo lontani da varie turlupinate e cose strane. Ebbene, ho visto che al villaggio è arrivato questo tizio con questo coso. E sto leggendo qui sotto Creeperman. Io non vorrei mai che Gembelenzio fosse tornato, perché io l'ho fatto sciogliere nella lava. Quindi questo ometto, sinceramente. Chi è può avere la grazia di dirmelo, fratello? Ok, non stiamo continuando la giornata in maniera rosea, e devo dire che allora questo sarà allora, signor Gembelenzio, io posso capire che lei voglia fare soldi, addirittura 155 diamanti per una foto, ma questo è palesemente un villico con una maschera e una mantella, non c'entra nulla Creeperman. E voi zitti che non è vero niente, vi sta turlupinando. Questo coso non è assolutamente un vero Creeper, né un uomo Creeper, si vede anche il naso del villico sotto. Vi ripeto, se volete facciamo la prova testa in giù nel fuoco come la pecora, quella del vulcano, e capirete anche voi che è una turlupinata. Ok, mi hanno appena detto che secondo continuo mi ci mettono a me testa in giù in mezzo alla lava, quindi io direi di lasciarli fare la foto con Creeperman e pagare 155 diamanti. Io comincio a fare il mio video. Beata l'ignoranza, e alla fine dovrà pure campare anche il fratello di Gembelenzio, a meno che non lo beccano e va a finire male. Si farà i suoi sani quattrini. Io getto la spugna perché non ho voglia di immergermi in un pozzo di magma bollente. Nel caso, bentornati sul canale, io sono Nexo. Ci siamo assieme in un nuovo video dove andremo a vedere una serie di stendardi letteralmente spaziali, simboleggianti, se possiamo dire così, delle nazioni del mondo. Ovviamente non le faremo tutte perché questo video potrebbe durare 45 minuti, ma ne vedremo un paio tra le più famose, ovviamente non tutte, però vedremo di tirare fuori qualcosa di carino. Quindi se state progettando delle olimpiadi da fare su Minecraft, sicuramente non possono mancare le bandiere dei paesi, e dunque io direi di partire subito con la prima bandiera di quest'oggi, che poi se volete la potete utilizzare anche per l'arredamento della casa, cioè come volete. Onestamente io butto cose a caso, dico cose senza, cioè senza senso no, però cose anche casuali, quindi non fateci caso. Allora partiamo con la prima standardozza di oggi. Adesso prova a dirlo al maschile senza cannare ogni singola parola che salta fuori dalla tua bocca, per favore. Cominciamo dunque con uno standard rosso, un colorante bianco e quello blu. Io li ho messi esattamente tutti in fila per come devono essere utilizzati, quindi se li volete ricopiare basta seguire l'ordine, non vi sbagliate assolutamente. Cominceremo col primo, ragazzi, magari provate a indovinare mentre la sto costruendo, e fatemi sapere quale di queste riuscirete a indovinare prima del tempo. Allora vediamo subito di cominciare con un bellissimo standard rosso assieme a un colorante bianco, che andiamo appunto a tingere con questa cosina qua. Andiamo a fare le righe bianche sullo standard rosso, le rimettiamo sopra, togliamo il rosso, mettiamo adesso il blu con la faccettina in alto, e signore e signori avremo creato la bandiera americana. Lo so che mancano le stelline al centro, però non c'è ancora il modo di farle su Minecraft, ma direi che questa sia già qualcosa di grandioso, e dunque fattibile in 7 minuti, insomma un affare. Detto questo, ho detto 7 secondi, non 7 minuti, 7 secondi, ma va bene, lasciando perdere, passiamo al prossimo standard di oggi, perché se non vi piace magari l'America, preferite altri posti, abbiamo quello che fa per voi. Mettiamo via tutti questi e devo prenderci i secondi, che saranno non secondi di carne o tipo bistecche robe, ma saranno standardi blu, coloranti bianchi, ancora bianchi, colorante rosso, colorante bianco ancora, colorante ancora bianco, e abbiamo il rosso per terminare. Ebbene, andiamo dentro al nostro telaio, prendiamo un colorante blu e andiamo a fare questa cosina qua. Andiamo a mettere il bianco e facciamo una bella stanga che va così. Lo rimettiamo sopra, togliamo tutto, rimettiamo il bianco. Altra stanga dall'altra, ma che poi è una riga, io dico stanga perché mi ricordo un bastone. Poi lo rimettiamo sopra tutta questa bella X, prendiamo adesso il rosso, come vedete tutto quanto in fila, e andiamo a fare la X rossa al centro. Penso avrete già quasi tutti indovinato di che bandiera si tratta, penso ci sia una sola bandiera che ha una raffigurazione simile, o forse magari due, però la rimettiamo sopra, fatemelo sapere sotto nei commenti, mi raccomando. Mettiamo il bianco, scendiamo adesso, non scendiamo niente, devo andare a mettere essenzialmente questo, lo rimettiamo sopra, le voilà. Metto adesso con ancora il bianco questo di fianco, cioè uno qua e poi questo qua, lo premo, lo rimetto adesso sopra, e signore e signori, con il rosso finale farò una bella croce centrale e avremo fatto la bandiera appunto inglese, la bandiera dell'Inghilterra, del Regno Unito, chiamatelo come volete. Sarà facilissima anche questa, sicuramente un po' più complessa di quella americana, ma ultra simile all'originale, e forse anche onestamente una delle mie preferite. Ma già vedo qualcuno di voi che dice: sì, bello l'Inghilterra e tutto, ma piove sempre, robe varie, io voglio i sombreri, la fiesta. E dunque sombreri e fiesta va benissimo. Prendiamo uno standardo bianco, prendiamo una figura per standardo con il fiore, prendiamo un colorante azzurro, figura per standardo con il logo, colorante verde, colorante rosso, colorante verde ancora e colorante rosso, e signori, fiesta sia. Apriamo il telaio, mettiamo dentro lo standardo bianco assieme alla figura per standardo e l'azzurro, prendiamo il nostro standardo, lo rimettiamo sopra, ora questo lo togliamo che non serve più, prendiamo quell'altro ancora sopra, magari nel posto giusto, mettiamo il verde, andiamo a fare questa cosina qua che so che sembra strana da vedere, ma seguitemi, la rimettiamo adesso qua sopra, togliamo questo esattamente qua, mettiamo il rosso, facciamo rosso di qua, lo prendiamo qua sopra, prendiamo il verde, sbam,
questo dall'altra parte, lo rimettiamo sopra, mettiamo il colorante rosso, scendiamo un pochettino, pallino centrale e signore e signori avremo creato lo stendardo raffigurante la bandiera del Messico, quindi sombreri, tacos, cosa mangiano, insomma tortillas, insomma gran fiesta con trombe e quello che vi pare, e avremo signore e signori qualcosa che come quella dell'Inghilterra appunto è similissima all'originale, il tutto fattibile in 15 secondi, sottolineiamolo. Ma dato che poi oggi mi sento un po' venditore di pentole, mettiamo via queste cose e passiamo al prossimo che sono sicuro vi stupirà, e parliamo esattamente ragazzi del, non voglio dire, voglio provare a farvi indovinare questo stendardo perché non è molto facile, solamente se siete veramente allenati potete scoprirlo, quindi andiamo qua dentro, meglio più che scoprirlo e indovinarlo. Prendiamo uno stendardo bianco, ci vorrà un colorante blu, mi raccomando tutto in fila. Mojang, puoi fare che quando prendo le cose in automatico me le metti a destra e non a, cioè a sinistra e non a destra, che è super fastidioso. Colorante bianco, colorante arancione e colorante verde, tanto non mi ascolteranno mai. Ok, questo è tutto quello che ci servirà per questo stendardo e cominciamo subito andando dentro il nostro telaio a fare questo giochino qua. Prendiamo quello bianco, lo mettiamo centrale, prendiamo il blu assieme alla figura per stendardo, anzi no, qua, scusate, senza niente, per errore mio, lasciamo stare così, scendiamo e facciamo un pallino centrale, mi raccomando, importantissimo, non vi sbagliate, non fate a me che c'ho il cervello di legno. Lo rimettiamo sopra, prendiamo la figura per stendardo con il fiore e prendiamo il bianco e lo lasciamo come ci propone lui, esattamente con questo cerchietto al centro. Lo rimettiamo sopra, togliamo questo, prendiamo l'arancione, clicchiamo questo qua sopra, mi raccomando, quello sotto a quello americano. Andiamo a prenderci adesso lo stendardo bianco, ormai colorato di arancione, mettiamo il verde esattamente qua, facciamo dall'altra parte, lo prendiamo e signore e signori avremo fatto la bandiera dell'India, esattamente, devo dire è una delle cose più spaventosamente simili all'originale che abbia mai visto. Fatemi quindi sapere se l'avete indovinata oppure no, e nel caso fatemi sapere quante bandiere voi conoscete dal vivo. Io sarò onesto, non ne conosco tantissime, mi limito diciamo alle più famose, insomma quelle che sento più spesso nominare. Ma torniamo a noi, adesso rimettiamo via questa robina qua e passiamo con il prossimo stendardo ancora. Il prossimo è super famoso, penso ci arriviate tutti alla prima modifica, e sarà esattamente questo. Mettiamo lo stendardo rosso, prendiamo il nero e facciamo sbam con il nero. Lo prendiamo, lo rimettiamo sopra, prendiamo semplicemente il giallo e facciamo dall'altra parte, bam! E signore e signori avremo creato la bandiera della Germania, anche qui in 5 secondi, e beh, questa è uguale per forza perché la bandiera della Germania è sputata, quindi praticamente se siamo fan della Germania o ci piace la Germania in generale possiamo avere la sua bandiera da mettere in casa o dove vogliamo, onestamente. Anche tipo abbiamo, non lo so, un equino che è un equino tedesco, posso addobbargli la propria pianta con delle bandiere tedesche, sarà un equino che si sente più a casa, magari meno triste nei confronti della sua non so cosa sto dicendo, ma va bene, ma meno storditi di quanto può essere stordito un villico che si fa ingannare da Creeperman, addirittura quello da non voglio sapere cosa stanno facendo. Passiamo al prossimo stendardo di oggi e saremo signori in rotta verso, non dico alla fine perché ce ne manca ancora un po' di roba da guardare onestamente, ma mettiamo via questo, prendiamo lo stendardo bianco, prendiamo quello rosso, lo mettiamo nell'inventario, andiamo dentro al telaio e semplicemente faremo così, sbam, prendiamo il rosso, sbam ancora, andiamo adesso a scendere finché non troviamo quello di fianco al rombo, che è questo cosino qua, lo premiamo e signore e signori avremo già creato anche lo stendardo della Polonia, esattamente qua di fianco a quello della Germania e quello dell'India, magari senza rompere i miei funghi, le mie ife, scusate che poi sono funghi, beh. E signore e signori anche quello ci può andare pari, ok, anche quello della Polonia sarà fatto in 5 minuti che poi sono 5 secondi, ma oggi ve l'ho detto che va così e niente, stessa cosa di prima. Ma passiamo con il prossimo, e il prossimo ragazzi è uno stendardo che penso quasi tutti conosciate, anche perché sono i nostri vicini di casa. Facciamo così, prendiamo esattamente lo stendardo bianco, un colorante rosso e un colorante blu, andiamo a prendere il bianco, lo mettiamo qua sopra, prendiamo già subito il blu e facciamo la prima facciata, prendiamo lo stendardo bianco creato, lo mettiamo qua sopra, togliamo questo, prendiamo il rosso, facciamo la facciata dall'altra parte e signori avremo creato lo stendardo olandese. Adesso io volevo fare quello francese, ma ho fatto, sono molto simili, ma questo è quello olandese. Quello francese, che era quello che dovevo fare, si trova qua dentro, esattamente 1, 2, 3. Ecco, ho fatto gli errori della diretta, sono questi, ma lasciamo perdere. Ebbene, quello olandese, che è anche molto simile a quello francese, che però si fa in questo modo: mettiamo il rosso, premiamo questo qua, mi raccomando non questi, questo qua, lo prendiamo, lo rimettiamo sopra, mettiamo il blu, premiamo quello rivolto verso l'alto e signori, oh, adesso sì, abbiamo fatto la bandiera della Francia, che hanno gli stessi colori insieme a quelle dell'Olanda, ma solamente questi sono in verticale, questi in orizzontale, insomma avete capito. Mettiamo anche questo, è inutile dire che anche questi due sono estremamente uguali all'originale, anche perché sono tre colori e non hanno raffigurazioni strane centrali, come può avere ad esempio il Messico o nel caso anche l'India. Ma va bene signori, basta parlare di Francia, è tempo di un po' di spaghetti, un po' di, insomma parliamo di casa, ecco. Ebbene signore e signori, con un semplice stendardo bianco, un colorante verde e
un colorante rosso, potremo creare la nostra bandiera patriottica in maniera molto semplice, in questo modo: stendardo bianco, colorante verde, facciamo questo qua sopra, lo prendiamo, mettiamo anche il rosso dall'altra parte e facciamo un tipo di stendardo, perché sì, questo è quello italiano, ma questo è magari quello che noi appendiamo alle finestre di casa. Ebbene, oltre a questo, dato che la bandiera della nostra del nostro paese, è meglio farne anche la versione come quella francese, quindi facciamo anche quella, diciamo, più originale, se si può dire originale tra virgolette, semplicemente in questo modo: la prendiamo utilizzando quelli uguali della Francia, lo mettiamo qua sopra, prendiamo il rosso dall'altra parte, facciamo il bam questo qui, riprendiamo lo stendardo bianco e, signori, avremo un'altra versione appunto della nostra bandiera italiana. Seppur il video potrebbe finire qua perché abbiamo raggiunto l'apice di qualità, non posso perché abbiamo altre bandiere da vedere, e prendiamoci intanto uno stendardo blu, un colorante bianco e un colorante rosso, le voilà, e partiamo a fare questa bandiera. Vediamo chi di voi la indovina, anche questa non è molto facile, ma confido nel vostro intuito. Quindi partiamo dal telaio, mettiamo dentro un bello stendardo blu, un colorante bianco, facciamo sbam in questo modo, poi lo riprendiamo lì sopra di nuovo, rosso, e sbam dall'altra parte, e signore e signori, avremo creato la bandiera di Madre Russia, signori. Madre Russia, con bella bandiera, e questa qua esattamente. Manifattura che richiede 35 millesimi di secondo, e devo dire che qualità sicuramente superiore a quella truffaldinata che è Creeperman. Ma a parte Creeperman e robe a cui noi non interessa niente, passiamo al prossimo stendardo vigliaccoso che troviamo là in fondo, con dentro nuove nazioni da scoprire. Che ok, non siamo Cristoforo Colombo che arriva in America e trova gli indigeni, ma siamo essenzialmente persone che prendono stendardi blu, coloranti rossi, coloranti bianchi e coloranti gialli e coloranti bianchi ancora, e vanno a creare una delle mie bandiere preferite. Ebbene, mettiamo giù il colorante, scusate, lo stendardo blu, mettiamo il colorante rosso, scendiamo un pochettino, premiamo questo sempre di fianco al rombo e andiamo a fare una sorta di così, no? Metà blu e metà rosso. Lo prendiamo, lo rimettiamo sopra, prendiamo adesso il bianco e andiamo a prendere questa specie di stalattite, questo triangolo dall'alto verso il basso, non so come chiamarlo, comunque questo coso qua, ci riprendiamo lo stendardino qua sopra, mettiamo il giallo, prendiamo queste tre cunette qua sopra, che poi andremo a riprendere assieme allo stendardo per mettere qua sopra, per poi terminare con un colorante bianco e altre cunette, ma questa volta bianche. E sarà, signore e signori, la bandiera delle Filippine, che in teoria dovrebbe avere le stelle lì dove ho messo le cunette gialle, ma direi che dà un po' l'effetto di stelline, no? Questi micropixel che si vedono, ed è la cosa più simile attualmente che possiamo fare di Minecraft per raffigurare questa bandiera. Ma signori, dato che prima senza senso abbiamo parlato di Cristoforo Colombo e lo sbarco con gli indigeni per poi arrivare alle Filippine, che vai capire come ci sono arrivato, abbiamo un'altra bandiera che è un po' più a tema, ovvero tema sudamericano. Ci serviremo di uno stendardo verde, un colorante giallo, un colorante blu, e andremo a creare, signore e signori, una delle bandiere più famose al mondo, con stendardo verde, colorante giallo, con un bel rombo centrale, per poi riprendere tutto quanto, metterlo qua sopra, prendere il blu di nuovo, andare a fare un pallino e generare la cosiddetta bandiera del Brasile, una delle nazioni più famose al mondo, anche perché, non so voi, ma una delle cose che io penso di sapere da sempre è che la bandiera del Brasile è fatta così. Ebbene, signore e signori, si fa in 5 secondi, e se poi al manico anche abbastanza solido, essendo uno stendardo, e al manico, possiamo utilizzarlo per bastonarci la testa del fratello di Gembelenzio. Se lo volete fare nel caso, io sono pienamente d'accordo con voi. Ma bene, adesso ragazzi, però non parliamo di stangate al villico Gembelenzio, meglio suo fratello, perché ormai Gembelenzio è bruciato. Andiamo a prenderci lo stendardo rosso e a fare il prossimo, che sarà essenzialmente non molto facile. Ammetto che non è sicuramente molto facile da capire alla prima. Se indovinate questo stendardo, siete assolutamente di un altro livello. Cominciamo dunque andando dentro il nostro bellissimo telaio a fare questa cosina qua. Mettiamo lo stendardo rosso, colorante bianco, e facciamo subito sempre questo rubello di fianco al rombo. Quindi lo prendiamo, lo rimettiamo qua sopra, rimettiamo il bianco, ci mettiamo adesso una bella lineozza centrale in questo modo, riprendiamo lo stendardo, lo ributtiamo sopra, questa volta toccherà al rosso. Con il rosso andremo a fare questa specie di semaforo qua sotto, che riprenderemo e rimetteremo qua sopra, e accompagneremo con quest'altro rosso a fare un giocherello del genere. Prima la parte superiore, che la andiamo a eliminare, lo rimettiamo sopra, togliamo anche la parte inferiore, sempre col colorante rosso, quindi parte inferiore, lo prendiamo, lo rimettiamo qua sopra, mettiamo di nuovo il colorante rosso, andando qui sotto a cercare il pallino centrale, avremo creato, ragazzi miei, la bandiera della Turchia. Sicuramente un po' più complesso da fare delle altre, però il risultato è totalmente congruo alla realtà, cioè molto molto simile alla bandiera originale. E dunque, signori, se la smettete, voi mi avete spinto praticamente da qui a qui in fondo, signori villici, c'è un campo immenso, potete non saltarmi addosso, che siete fastidiosi. Guarda, guarda, ora fan finta di niente, oh. Guarda che roba, ora che non sta facendo nulla, sono tutti lontani.
Una roba incredibile. Va bene, ma a parte le cose incredibili come i villici e la loro molestia, passiamo al prossimo stendardo di oggi, che in realtà è una bandiera, perché dico stendardo ma in realtà è una bandiera. Ebbene ragazzi, ci serviremo, signore e signore, di uno stendardo bianco, vediamo questo via, un colorante giallo, un colorante azzurro e un altro colorante azzurro. Ebbene, quindi cominciamo. Stendardozzo, colorante giallo, andiamo subito a fare un bel pallino centrale, eccolo qua. Pallino fatto, lo rimettiamo sopra, prendiamo l'azzurro e facciamo la parte laterale qua, rimettiamo sopra, altro colorante azzurro, la parte laterale opposta, sempre con l'azzurro. E signore e signori, penso la conoscete tutti, questa è la bandiera dell'Argentina. L'abbiamo fatto Brasile, qua abbiamo fatto Argentina. Fatemi sapere sotto nei commenti la vostra preferita, che però non è nemmeno l'ultima di quest'oggi. Attenzione, abbiamo altro materiale da utilizzare qua sotto e quindi non aspettiamo, o meglio non perdiamo tempo, e passiamo con un altro di quegli standard, o meglio di quelle bandiere che a me piacciono in maniera veramente prepotente, e si fanno con stendardo bianco, coloranti rossi, bianchi e ancora rossi. È un po' più complesso delle altre da fare, ma è tipo quella della Turchia. Quindi partiamo subito con un bellissimo stendardo bianco, prendiamo un colorante rosso, facciamo una bella X centrale in questo modo, prendiamo, lo mettiamo qua sopra, ancora rosso, barretta centrale, prendiamo, rimettiamo sopra, mi raccomando, colorante bianco. Andiamo a prendere adesso la parte laterale, che penso possa essere questa, perfetto, lo riprendiamo, lo rimettiamo sopra, siamo un altro colorante bianco che andrà a fare questa volta il semaforo, esattamente così. Se riuscite ora a indovinarmi lo stendardo in questo punto in cui lo sto facendo, guadagnate automaticamente 200 punti, perché siete, posso dire, gli dei delle bandiere. Ebbene, intanto noi lo rimettiamo qua sopra, mettiamo adesso un colorante rosso con questa parte sopra, lo riprendiamo, lo rimettiamo sopra, altro colorante rosso, parte bassa qua, e signore e signori avremo finito anche questa bandiera, che non è altro che quella del Canada con al centro una foglia di appunto acero. Leggermente più complicata da fare per esempio di questa che si fa in un attimo, però ugualmente figa, e devo dire anche il dettaglio della foglia diciamo d'acero è, boh, a me piace veramente un casino, come anche la prossima bandiera, che sarà non l'ultima ma la penultima, ed è una delle più, non dico complesse da fare perché è molto simile a una che abbiamo già visto in precedenza, ma devo dire altrettanto carine, soprattutto colori sgargianti, quindi molto molto decorativa. Ci prendiamo dei coloranti e li vedete tutti qua sotto, quali il rosso, il blu, il giallo, il bianco e un altro rosso. Adesso entriamo dentro il nostro telaio, mettiamo uno stendardo bianco assieme a un colorante rosso e andiamo a fare delle belle righe, esattamente come abbiamo fatto all'inizio, se vi ricordate, per la bandiera americana. Prendiamo, rimettiamo sopra, di nuovo con il blu, stessa cosa della bandiera americana, quindi quadratino in alto a destra. Ora lo rimettiamo sopra, però stavolta prendiamo il giallo e andiamo a fare queste tre lineette qua, mi raccomando. Riprendiamo adesso sopra, lo rimettiamo qua in cima. Adesso con il bianco scendiamo un pochettino fino ad andare di fianco al nostro diciamo rombo, e facciamo questo cosino qua. Bam! Ci farà diventare mezzo stendardo bianco, ma va bene così. Lo rimettiamo sopra, colorante rosso. Andiamo, esattamente, non devo neanche scendere, penso, perché mi sa che se vado un pochettino su, ecco, lo trovo già subito qua. Andiamo a cliccare questo cosino e signori, avremo creato la bandiera della Malesia. Questo è veramente difficile da indovinare, se ce l'avete fatta siete incredibili, perché non la conoscevo prima di cominciare a dire vediamo quale bandiera fare quest'oggi. E devo dire che questa è sicuramente una delle mie preferite, perché più colori ci sono e più mi piacciono. Sono fatto così, boh, sarà perché odio la monotonia, non lo so, ma nel caso, monotonia a parte, passiamo con l'ultimo stendardo, anche il più difficile da fare di quest'oggi, e penso che già tutti sappiate di che si tratta vedendo anche solamente lo stendardo bianco e il colorante rosso, perché se andiamo qua dentro al nostro telaio, facciamo così, stendardo bianco, colorante rosso, andiamo qua sotto a mettere il pallino centrale, avremo creato lo stendardo che penso tutti conosciate del Giappone. E quindi con ciò arriviamo all'ultimo stendardo, fatemi sapere sotto nei commenti quanti ne avete indovinati e soprattutto qual è la vostra bandiera preferita. Però signori, detto questo, mi tocca abbandonarvi, voglio andare a dare una mestolata in testa a Creeperman, so che poi mi seguiranno i villici per buttarmi nella lava, ma voglio togliermi questo sfizio perché magari gli si leva la maschera e poi ce lo mettono lui nella lava, non sarebbe male onestamente, oh scusate, non sarebbe male onestamente. Comunque ragazzi, gli stendardi erano tutti per quest'oggi, fatemi, ripeto, sapere il vostro preferito, vi ricordo sempre un bel mi piace se ne volete altri, iscrizione e campanella per aiutarmi con YouTube, e se vi piacciono questi video e ne volete vedere altri, ci sono delle playlist strapiene con stendardi, costruzioni che più ne ha più ne metta. Detto questo ragazzi, ci vediamo in un prossimo video, io ancora vi saluto e che dire, qui da Next è tutto.